Buonasera signora, sono giardiniera da Milano. La chiamo perché ho finito una carta di credito e volevo in 448 bloccare tutto. Non è possibile, non è possibile. L'ultima volta è successo che l'ho persa, abbiamo fatto tutto in 2 minuti. Non è possibile che ci vogliono 20 minuti questa volta. Mi passi gentilmente il suo capo, subito, all'istante. No, non esiste, signorina, non esiste assolutamente. Io esigo assolutamente parlare con il capo di visione perché questa è una zozzeria, questo è uno scandalo. Non è possibile aspettare 20 minuti per questa cosa. Va bene? Va bene? No, non le va bene? No, non le deve andare bene come? Perché io sono molto risentito con questo disservizio, va bene? Perché l'ultima volta 2 minuti ci avete messo e non va bene. 20 minuti è troppo. Io non ho tempo da perdere. Va bene signorina? Quindi mi dia immediatamente il suo capo o mi passi il suo capo al telefono perché io ho bisogno di risolvere la questione. Se non me lo fa lei, me lo farà il suo capo, va bene? Rimango in attesa, non si preoccupi. Rimango in attesa. Sì, mi trova qua, non si preoccupi, rimango in attesa, rimango in attesa. Sì. Sì, eccomi, pronto, pronto. Pronto, sì. Sono qui, sono qui. Sì, esattamente, dicevo alla signorina, più o meno 3 ore fa, che io ho bisogno di risolvere la mia questione della carta di credito e lei mi ha detto ci vogliono 20 minuti. Io la voglio risolvere in 2 minuti, assolutamente, perché l'ultima volta 2 minuti ci hanno messo per risolvermela, va bene? Ok, va bene, allora richiamo domani dalle 10 alle 11 e me lo risolvete in 2 minuti? Perfetto, posso sapere gentilmente il suo nome e cognome che vorrei complimentarmi e inviare una lettera di congratulazioni e di encomio alla sua attenzione. Voglio dire, citando il nome e cognome di lei perché mi ha risolto il problema, brillantemente peraltro. Ok, signor Pinco, di nome o di cognome? Pinco di nome? Cognome? Pallino. Pallino con due L? Come il pallino? Ah, facile! Pinco Pallino, bello come nome, è la prima persona che sento che si chiama così. Io sono invece. Mi conosce, no? Siamo clienti da una vita, non c'è bisogno che ripeti il mio nome. Va benissimo, la ringrazio, le auguro una buona serata, dottor Pallino. Arrivederla, salve, salve, salve. Salve, salve. Mi dice che nome è questo? Fammelo scrivere, se no me lo scordo. Ma come si chiama? Pallino? Sì, nome, il nome! Ma quanti pallini esistono in Italia? Era con la P, era con la P, porca di quella vacca, era con la P!